Lo sapevate che la malattia più diffusa al mondo è l'amore? Papà! Ho preso una decisione che cambierà la mia vita per sempre. Divento eterosessuale. Non ho capito. Allora, papà, c'è uno che mi piace, è sordomuto. Mi stai prendendo in giro, stai scherzando? Stai con uno di 50 anni. Mi ha semplicemente raccontato la sceneggiatura, la storia del film e mi sono subito innamorata della storia, in particolare del mio personaggio, di Marta. Innanzitutto perché quando mi ha detto che Marta era una libraia, già quella è una cosa che mi aveva colpito molto, insomma, in una commedia italiana, no? Parlare di una giovane donna che vende libri mi sembrava divertente, però anche interessante, insomma. E poi era molto interessante appunto la storia che il mio personaggio ha nell'incontro con questo ragazzo, che è un ragazzo sordo e con il quale nasce una bellissima storia d'amore, complicata all'inizio perché ovviamente i due hanno dei problemi di comunicazione, però è stato interessante trovare proprio con Paolo Genovese, regista, e con Vinicio Marchioni, attore straordinario che interpreta appunto questo ragazzo sordo, un modo di comunicare che non fosse quello, no, che noi utilizziamo abitualmente, cioè quello della parola, ma trovare delle alternative che quindi fossero fatte di fisicità, di sguardi, di lingua dei segni. Ma siamo stati seguiti dalla Liss e anche da un ragazzo che era presente sempre sul set, che aiutava soprattutto Vinicio a essere credibile appunto nell'interpretazione del suo ruolo. Io ho imparato qualche segno della lingua dei segni, che è una vera e propria lingua, è stato interessantissimo perché è una lingua molto affascinante ed è stato molto interessante capire, scoprire che effettivamente quando ti devi relazionare con una persona che ha questo tipo di handicap, che è sordo, ci vuole una grande attenzione. Nel senso che devi essere paradossalmente sempre più all'ascolto dell'altro, perché devi essere sempre sotto il contatto visivo, ti devi sempre guardare, quindi devi essere sempre molto concentrato. E quindi lo scambio poi di comunicazione emotivo e sentimentale è molto forte e immediato. È un film, è una commedia divertente ma anche sentimentale, perché si parla dell'amore in tutte le sue diversità, una commedia sulla diversità dell'amore e si parla dell'amore sotto tanti punti di vista, non solo quello tra un ragazzo e una ragazza o ma anche quello tra il padre e le sue figlie, l'amore fra sorelle, e viene comunque messa in scena una famiglia positiva in cui ci si scontra anche, ma dove comunque c'è uno scambio, dove si parla tanto, ci si consiglia, ci si confida, e quindi è una storia carica di sentimenti e di amore, ma dove si ride non poco. Dimmelo, eh?